Ragazzi, bentornati e bentornati sul mio canale, io sono Magnus, siamo sempre qui su Immortal Phoenix Rising. Stiamo facendo il livello bonus, quello che in pratica vi regalano se acquistate il Season Pass, visto che a breve dovrebbe arrivare un nuovo DLC. L'aggiornamento già c'è stato, quindi a breve, non so quando. Naturalmente qua sotto il video, questo è un super commento, un bel mi piace. Allora, la prima parte l'abbiamo fatta, adesso ci abbiamo recuperato le tre gemme, adesso dobbiamo recuperare una corona da loro per Apollo, visto che è scomparsa da lì sopra. Guardando la mappa, dovrebbe stare, non davanti a noi, da quest'altra parte. Naturalmente, se abbiamo la fortuna di batterci, scusami, mamma mia, addirittura sì, ma io adoro, questa è la mia mossa preferita. Ma che? Ho sbagliato i tasti, eh. Scusate, a volte, mannaggia. Allora, ma chi c'è qua dietro? Aspetta un attimo. Ah, no, ragazzi, mi vedo un po' in difficoltà, vi vedo. Lo vedo un po' potente a questo, eh. Ma proprio tanto potente. Porca di quella paletta. Porca di quella paletta. Porca di quella paletta. Se te lo prendi è meglio, eh. Rapido, rapido, rapido! Dove stai? Porca miseria, se ci curiamo non sarebbe. Aspettami. Ma questo è più forte dell'altro. Vai. Porca miseria. Ma era più forte. L'ho sentito. L'ho sentito. L'abbiamo sentito. Vabbè, non è che c'era tanto. Potenziamento disponibili. Sapete che forse non so se. Non mi ricordo se potevamo anche farlo da qua. Forse sì. Ok. Possiamo respingere proiettili del 50%. Aumenta la difesa del 60%. Ah no, soltanto dal calderone. Vabbè, però mi pare che c'era un calderone qua vicino. Sta là il calderone. Ci pigliamo questi. E andiamo un attimo vicino al calderone così. Ci curiamo più o meglio, eh. Cioè ci potenziamo più o meglio. Questa è l'unica cosa che però mettono da queste parti, perché poi generalmente non ci sta niente. Vabbè. Sempre meglio di niente. Allora, che stai a. Che. Vabbè. No. Ah. Ok. Allora, avevamo detto, innanzitutto ci potenziamo questa. Questa l'avevamo già sbloccata, quindi qua, facciamo questo, ecco. Voglio due, quindi non posso fare più una mazza, va bene, quindi massimo, 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 massimo. Perfetto, ci siamo, no? Possiamo andare. Allora, c'era un altro scrigno, ma non credo che ci riusciremo ad arrivare, visto che è posizionato un po' dopo, quindi andiamo a recuperare la cosa, la corona. Molto non capisco, magari avete imparato una mossa. No. Ah, ho premuto. No. Sì. Io sono benevolo. 3. Allora dovrebbe stare di là. Ma porca miseria, manca forse la parte. Allora facciamo così. Perché ho visto che c'è roba per noi di là. Schiantati e andiamo. Là sembra che ci sia qualcosa, eh. Ok. Sai come mai? Ah.
Credo che stia lì. Mi prendo pure questa però, eh. Sul serio così facile trovare la corona, ma non ci credo proprio. Questa andrà, spero. Le intenzioni sono buone. Porta con una corona alla statua di Apollo. Ma dai, veramente, cioè, ci abbiamo già trovato la statua, ma non ci credo proprio. Sì. No. Mi recupero un attimo pure queste. È sempre meglio. Andiamo verso... Tranquillo, tranquillo, non ti succede niente, forse. Allora, ci sono, eh? Ho recuperato la corona. Ah, Hermes, sono imprevedibile. È una cosa affascinante. Trovato? Lo fa sempre. Apollo non è nemmeno qui. Oh, strano, ero sicuro. Ah, ecco cosa manca. Apollo non ha la sua corona d'alloro. Ma la sua statua ne indossa una. Hermes, tutte le persone che amo si sono trasformate in pietra. Un terrificante titano ce l'ha con me. Dobbiamo far presto. Ma questo già l'ha detto. Posso farcela, davvero. Mi serve solo la corona vera. Ora che lo dici, ho già trovato dell'alloro. Che sia questo. Oh, sapevo che sarei riuscito a trasformarti in un ladro. Sono orgoglioso di te. E ora incoroniamo Apollo. Ma è lo stesso sketch di prima, no? Vabbè, rispetto, l'aveva lanciata così, l'aveva lanciata. Non succede niente. Io e Apollo siamo fratelli e amici, ricordi? Non hai rubato il suo bestiame? Lascia stare i ricordi, non rimangare il passato. Pensa. Beh, Apollo non è solo il dio della profezia, è anche il dio della musica. E se suonassimo musica? Che idea! No, mi sembra una cattiva idea. Melodia che attirerà sicuramente la sua attenzione e anche la lira gigante che ci serve per suonarla. Ci vediamo lì. Avete ragazzi, copyright? Non preoccuparti di me, preferisco camminare. No, no, insisto. Andiamo a cavallo. Ma lontanissimo dobbiamo andare. Porca la paletta. Vabbè, penso che dovremo farcela mediante un viaggio rapido. Sto notando che ci stai facendo spostare da una parte all'altra, eh. Cioè, ti dico in maniera molto onesta e sincera. Meno male che non ci vuole un gioco che mi sono girato veramente in lungo e largo. Sarà qua? Aspetta che... Qua dentro, sì. Dietro al cespuglio, credo. Apriti! Si spaventa sempre. Sesamo! Ero sicuro che avrebbe funzionato. No. Che mancanza di fede. Dovremmo usare la forza bruta. Ah, allora, ha ragione. A quanto pare la piccola lira è stata risucchiata nella cripta. Dovrai saltare dentro per sentirne la melodia. Inizia a diventare un assurdo inseguimento ad Apollo. Ci siamo, sì. Lo prometto. Lo giuro sul fulmine di Zeus. Ehi, non mettermi in mezzo. Speriamo che sta cripta non siano di quelle là impossibili che abbiamo già fatto in passato e lo sapete come si... com'è andata, no? Ma... Mi getto, eh? L'unica soluzione, tra parentesi. Spero che non siano quelle là tipo a tempo. Tanto adesso ci rendiamo subito conto di che morte dobbiamo morire. Vabbè, dai. Non è così tanto impegnativa. Allora, ok, la devo prendere.
sto capendo una mazza. Allora, vediamo un po' dove lo devo portare, perché non ho capito che ne devo fare di questa pietra. Cioè, questa palla. Allora, fammi capire una cosa. Perché secondo me la devo portare di là, eh. Aspetta che questa me la butti giù, eh. Ok, ok. Con calma, con calma, con calma. Aspetta, aspetta. Siamo pronti? Tanto lo sappiamo tutti e due che appena... Vai. Non ce la fa, non ce la fa. Aspetta, aspetta. Ok. Io dico che devo portare all'altra parte per forza, eh. Vai veloce. Occhio, eh. Ok. Ok. No, no. Facciamo così, guarda. Ok. Porca di quella miseria, ragazzi. Porca. Non vedo una mazza così. Non è una buona idea portarla così, secondo me. Ok. Occhio. Dai, dai. Okay. Abbiamo rischiato la morte. No, 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 troppo forte, troppo forte. Ok. Questa l'abbiamo tocchiata. Perfetto, sì. È andata alla grande. Ho capito, ok. Quindi prima abbiamo avuto una botta di mazza tremenda, eh. Ok. Perfetto. Ci siamo? Ok. Oh. E anche questa è andata. Allora l'altra penso dobbiamo buttare dall'altra parte, quindi attenzione di qua, momento. Perfetto, grande. Come al solito il primo tentativo va sempre benissimo. Mi sa che devo aspettare che se ne scendano anche. No. Aspetta, appena inizia a scendere l'attivo, eh. Vai, veloce, veloce, veloce. Forse allora così? Ok, ok. Grande. Vediamo che non cade giù, non cade giù, non cade giù, non cade giù. Ok, e vieni. Allora, qua... Non riesco a portare tranquillo. Aia. Questi cosi sono bruttissimi, eh. Aspetta un attimo che prima mi hai fatto. Ok. Con cautela, con cautela. Andiamo. No! Ma come? Non facevi pure il fatto che andavi veloce, no? Mi ricordavo che lo potevamo trasportare pure rapidamente. Evidentemente non è così. Provassimo a fare così. Vediamo un po' se ce la faccio, dai. Ok, grande. Grande, grande, ce l'ho fatta. Ok. Quindi così non riesco a portare. Che è successo? Ma sul serio, dai, spulsa la palla, buttala qua dentro. Oh. Perfetto, così ci becchiamo anche tanta roba di qua. Sarei aspettato anche qualche altra cosa. Vabbè, fa niente, dai. Quindi dici che posso fare anche il contrario? Per forza, no? Quindi molla un attimo, mettiti qua. Magari non andare troppo lontano, sennò ti perdo. Grande. Ok, merci. E andiamocene. Devo stare solamente attento qua, perché questi sono pezzi facili che poi alla fine... Vai. E vai. Forse è un po' esagerato.
Ma ce l'abbiamo fatta. Ok. Ok. Metto questa qua e andiamo. Allora, deve passare di là? È andato, penso, eh? Sì. È andato, è andato. Ok. Ci siamo. Deve essere la lira che sto cercando. Eh sì. Ok, l'ho recuperata, mo? La palla e la mettiamo là. Oh, però la cosa strana è che in pratica rischiamo anche di buttarla giù qua, eh. Ci siamo? Ok. Pensavo fosse un po' più complicato, eh. Vai. Siamo arrivati. Poi perché di fumi li ho consumati praticamente tutti, non ci abbiamo più una mazza, eh. Gioca a moto per i comandi, nemmeno postazione passante dopo i comandi, vabbè. Vabbè, allora. Mo penso che abbiamo tutto il pacchetto. Che ci manca più? Mostri morti, fatto. E ora è il momento di un po' di dolce musica con la lira. Quindi è prima. Vediamo un po'. Devo memorizzare. Ta 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 ta. E poi ta 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 ta. E poi l'ultima. Ok. Penso di aver capito qual è la melodia. Allora. Dopo aver memorizzato la lira. Vediamo un po'. Ok. Poi. No, non è così. C'è un problema perché. No, mi colpisce. Ma forse posso fare così, aspettare, guarda. Faccio così. Allora era. Ok. Così era. Perfetto, grande. Questa è la canzone preferita di Apollo. La canticchiava di continuo. Mi dava sui nervi. Ora, che cosa chiediamo? Voglio sapere chi sono. Intendo dire, perché sono qui? Portavo gli scudi. Io le racconto le storie, non sono uno che le vive. Che domanda impegnativa, amico mio. Non so se... Rotto di un amore immortale, nel momento più fatale, il sangue della montagna nelle tue vene. Ora dei racconti devi vivere le scene. Un'altra delle mie doti è la guarigione. Prendi con la mia benedizione. Hermes, stai bene? Mi sento la bocca come se Zeus ci avesse fatto una festa e nessuno avesse ripulito. Ma se ho una squadra di pulizie! Credo che Apollo abbia appena parlato attraverso di te. No! Oh, nessuno mi prende sul serio, specialmente Zeus. Beh, gliel'ho fatta vedere. Devo tutto a... Aspetta, cosa ho detto? Te lo direi se stessi zitto un attimo. Dimmi tutto. Vado solo a prendere qualche spuntino. Torno subito. Non ce n'è bisogno.
Non fa niente. Beh, almeno so che questo è il mio posto. Ora devo solo dimostrarlo. Questa non me l'aspettavo. Non che io sia uno che critica i suoi... Hai qualcosa in gola? Io? No, va avanti. Dico solo che sono sorpreso che Apollo si sia presentato. Ed Hermes non è famoso per le sue idee geniali. Non riesco a credere che Phoenix si sia fatto trascinare in... Questo! Apollo ha appena dato un Pegaso a Phoenix! Vedi? Guarda come si sono messe le cose. Magari Phoenix non era debole, ma solo disposto ad ascoltare. Porca la paletta! L'abbiamo già impostato! Come cavalcatura disponibile? Cavalcatura disponibile, bellezza. Dove stai? Eccolo qua. Equipaggio? Eh sì. Guarda qui. No, allora, qua non è disponibile. Vabbè, ci spostiamo. Allora, credo che di aver completato tutto a questo punto. È giusto per, ma sono quasi sicuro. Dovremo andare naturalmente anche alla sala degli dei per potenziarci, però a questo punto facciamo una bella cosa. Cavalcatura non disponibile. E dai. Dove me devo andare per darmi sta cavalca... Dai. Eccolo. Ma vola pure. Ah, non vola. No, no. Aspetta, aspetta, scusami. Allora, vediamo un po'. A parte che c'ha... Ok, credo che vada anche più veloce. Questo salta. Qua scendiamo. No, dai, pensavo che volasse, invece niente. Aspettate. No, così scende soltanto. Non riesco a farlo volare, penso, no. Comunque è una figata pazzesca, sto cavallo che ci hanno regalato poi alla fine. Grazie ad Apollo. Vabbè ragazzi, io penso che questa parte la finiamo qua sicuramente. Aspettiamo il prossimo... Il nuovo dio, se non mi sbaglio, si dovrebbe chiamare l'espansione che dovrebbe arrivare, la nuova storia che dovrebbe arrivare. Appena esce, ve la porto. Ci vediamo se al prossimo video. Bye!